Il GUS a Macerata porta il progetto Asylum, nato nell'ambito dei progetti europei Erasmus Plus, un'iniziativa per portare alla politica dei risultati e individuare delle buone pratiche per il futuro. È un progetto che prevede il coinvolgimento dei giovani sul tema dell'integrazione e a Macerata, appunto perché Macerata storicamente ha una lunga tradizione di accoglienza legata ai progetti SPRAR. Ci sono giovani italiani e stranieri che appunto discuteranno insieme ai nostri decisori politici sull'importanza dell'integrazione a Macerata in una prospettiva giovanile. Tra i decisori politici che hanno partecipato, Federica Curzi e Marika Marcolini del Comune di Macerata. Sarò interrogata sostanzialmente, spero con clemenza, dai ragazzi, dagli ospiti italiani, stranieri, rifugiati, insomma, come ha spiegato già la responsabile del progetto, per capire non soltanto quanto la città risponde già ora alle esigenze dei giovani e dei giovani migranti, in ottica ovviamente di integrazione. Più che altro lo spirito con cui sono venuta qui stamattina è quello di capire cosa di più si possa fare rispetto al tema dell'integrazione, un'integrazione intesa in modo assolutamente trasversale, non soltanto integrazione dello straniero in città, ma anche l'integrazione del cittadino maceratese con l'ospite straniero che, come si sa e come in tutte le città, viene ospitato per svariati motivi dalle associazioni. Riteniamo fondamentale un lavoro di formazione e informazione, soprattutto in un momento in cui è facile avere pregiudizi e generalizzare. Creare lo scopo del progetto è creare un dialogo, quindi formare, appunto informare, un dialogo fondamentale per la creazione di una grande comunità. Tanti ragazzi coinvolti, oltre 30, con l'occasione per loro di poter approcciare in modo informale con il mondo politico della città che li ospita. Al termine di questi 2 giorni verranno sostanzialmente individuate delle parole chiave che poi confluiranno in un sondaggio online che verrà lanciato a livello nazionale.